Buongiorno, bentrovati, Giornali e Caffè, come sempre nella mattinata per farvi capire un po' quali sono le argomentazioni traccianti della giornata, quelle che rimbalzano anche un po' sui social, di voce in voce. Siamo sempre qui dagli amici del Caffè Cristallo e lottiamo contro il sole che si sposta in continuazione, facciamo capolino e naturalmente abbiamo già tutti i giornali belli aperti qui e le argomentazioni sono sostanzialmente, possiamo dire, una sola, che sarebbe il Covid attraverso tutte le sue sfaccettature, tutte le sue declinazioni. Ovviamente il tema portante, la notizia che occupa il maggior spazio, le maggiori colonne, è quella della cena disobbediente che è andata in scena lunedì sera a Pesaro con una novantina di clienti in un locale del centro e il suo titolare al centro di accese polemiche. Anche questo ha diviso, c'è chi è d'accordo con questa forzatura, c'è chi invece dice che la legalità va sempre rispettata al di là di quello che sono le decisioni, anche se impopolari, anche se ritenute ingiuste. Protestare sì, ma nei termini della regolarità. Queste le due visioni. C'è una presa di posizione molto forte anche del sindaco Matteo Ricci, che ha definito una buffonata quella andata in scena l'altra sera e che ha chiesto polso duro e mano ferma al prefetto per evitare che questo riavvenga. Ma il titolare del ristorante non molla, dice: io continuo nella mia linea, ho 6 ristoranti, ne aprirò una sera e vedremo, insomma, questo braccio di ferro come andrà a finire. E infatti il resto del Carlino di Pesaro nell'inserto apre con la fotonotizia proprio di quello che è avvenuto in piazza l'altra sera, ma io aprirò ancora, questo il virgolettato del titolare, che insomma travolge i divieti. Sapete che dopo le 18 non ci si può fermare nei ristoranti, non si può servire da mangiare, la cena è andata in scena alle 9, quindi ampiamente oltre, ma quello che è avvenuto ormai penso che lo sapete, ha catalizzato anche l'attenzione dei media, è sulla bocca e sui quotidiani e sui giornalisti di mezza Italia, e questa cosa appunto non ha fatto piacere assolutamente al primo cittadino, perché dice lui ha messo in pericolo la salute di tanti, quindi la salute di tanti cittadini, e ha dato anche un'immagine poco piacevole della città di Pesaro, un'immagine che Ricci difende a sprombattuto da diverso tempo. Tra l'altro poi Pesaro è la provincia una delle più sicure d'Italia, c'è stato il Sole 24 Ore che ha fatto la classifica, Pesaro è al 15° posto, quindi nella fascia alta delle città più sicure, e allora questo sicuramente non è piaciuto a Matteo Ricci, ma lui rimbalza e dice: ho 6 ristoranti, ne aprirò uno al giorno, la sua sfida, pur essendo stato multato e denunciato. Ma il Covid, oltre all'aspetto economico, viene ripreso sui quotidiani per quanto riguarda anche l'andamento dei contagi e le azioni che si stanno facendo dal punto di vista sanitario, quindi nelle pagine di Resto del Carlino e Corriere Adriatico troverete i grafici, le evoluzioni, i contagi, i tamponi, insomma tutti i numeri possibili e immaginabili, ma ce n'è uno che vi voglio rimarcare, che probabilmente è quello che tocca direttamente un po' tutti noi, ovvero sia le task force, le USCA, coloro che vanno proprio nella casa delle persone che sono risultate positive e attuano le terapie e fanno i prelievi. USCA, ecco, la task force dei medici a domicilio, il virus si cura a casa, nelle Marche attive 28 unità. L'ultima pagina che vi voglio far vedere per questa rassegna stampa dalle pagine interne dei giornali è una che mi riguarda e mi tocca da vicino, ovvero sia ieri c'è stato un funerale a Monbaroccio per Varis. Varis è conosciuto da tutti, amatissimo, chi ha avuto il piacere di andare a Monbaroccio e visitare uno dei musei della città lo conosce.
chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo vada su a Monbaroccio a vedere la testimonianza che lui ha lasciato. Un paese intero si è stretto attorno ai familiari e nel ricordo suo. Io l'ho conosciuto, ho fatto due trasmissioni con lui, uno speciale e anche una puntata del programma Pro Tour, insomma, quindi è una persona che ho conosciuto molto da vicino e quindi volevo ricordarlo così. La pagina del Resto del Carrino gli dedica quattro colonne per ricordare questo giorno in cui è stato ricordato dai suoi concittadini monbaroccesi. Varis non morirà mai, è la luce in mezzo a noi, queste le parole del sindaco. Ultima cosa, vi faccio vedere la pagina di Fano del Corriere Adriatico, che parla sempre degli aspetti negativi del Covid, ovvero sia il mondo dello spettacolo è uno dei settori più penalizzati da questa pandemia, con gli attori principali ma anche con gli attori secondari, perché dietro il mondo dello spettacolo c'è tutta una pletora di tecnici, maschere, operatori che sono dietro le quinte e che soffrono della mancanza poi della ribalta degli attori. E in questo caso Fano parla dei lavoratori, delle vendite dei biglietti, perché i biglietti si vendono, ci sono gli operatori che dietro le casse li vendono e loro sono un'altra di queste categorie veramente penalizzata. Bene, siamo arrivati in fondo, vi lascio con cercando di strapparvi così un sorriso a mezza bocca, ci mi sposto a favore di ombra perché chiaramente il sole fa mezza, eccolo qua, insomma, questo articolo sul quotidiano nazionale Il Messaggero parla del secondo cervello che noi avremo, che è nella pancia e che giustamente il medico, il gastroenterologo dice: se avete problemi di malumore, chiedetelo, è colpa del secondo cervello, quello che abbiamo nella pancia. Insomma, questo simpaticamente per dire che molto di quello che avviene nella nostra pancia poi influenza anche tutto il resto, quindi anche l'umore. Non a caso, se siamo un po' giù, cosa facciamo? Mangiamo un pezzo di cioccolata e quindi insomma scateniamo un po' le endorfine del nostro cervello e ci sentiamo subito meglio. Va bene, questo è quanto per oggi, grazie per essere stati in compagnia di Fano Informa e del suo spazio dedicato ai giornali. Ci calziamo la mascherina e questa mattina seguiremo anche la protesta dei ristoratori, ma anche di altre categorie a Pesaro, e quindi questa sera Web TG Ricco per alle 18 su Fano Informa. Arrivederci, ciao!